Buonasera a tutti ragazzi, o per meglio dire, buonanotte, visto l'ora. Allora, altra grandissima partita del Napoli in Champions League. Napoli Rangers 3-0, stesso risultato dell'andata, nonostante i numerosi cambi che oggi Spalletti ha fatto. Østergaard in difesa, Mario Rui prende il suo posto sulla sinistra, un trio d'attacco inedito. Raspadori messo al posto di Kvaratskhelia per far rifiatare un po' il georgiano. Simeone prima punta, a destra Politano. A centrocampo confermato Ndombele con Lobotka e per completare al posto di Zielinski Elmas. Quindi una formazione con molti cambi rispetto alla partita precedente, ma non cambia assolutamente nulla. Dopo mezz'ora il Napoli aveva già chiuso la pratica Rangers con la doppietta del solito Simeone. Faccio una parentesi, già ne ho parlato in qualche altro video per Simeone, per il Ciolito, perché è un ragazzo che io conoscevo poco. Dico la verità, non avevo visto molte partite. Non mi entusiasmava all'inizio l'acquisto di questo ragazzo perché avevo una percezione diversa. Invece raga, entra determinato, pronto a mettersi in luce, a molti colpi nel suo repertorio per fare gol. Oggi un colpo di testa su assist l'ennesimo di Mario Rui, e mentre il primo gol su assist di Lorenzo stoppa la palla di sinistro e incrocia di destro. Grandissimo gol d'attaccante vero, a parte che va a cercare lo spazio al centro dell'area e detta il passaggio di Lorenzo. E poi anche il gesto tecnico di stoppare e a seguire con un tiro incrociato non facile da realizzare. Quindi benissimo il Ciolito, mi piace la grinta che ci mette poi in fase difensiva, va a pressare gli avversari, lotta su tutti i palloni. E lo stesso dicasi oggi per Raspadori, mi è piaciuto tantissimo e come vi dico io, come ho detto io, come la penso io, è più una seconda punta che una punta centrale. In quella posizione secondo me oggi ha giocato benissimo, non ha trovato il gol anche per un po' di sfortuna, però ha giocato benissimo, ha fatto bene, molto bene anche la fase difensiva. Ha messo in apprensione spesso i difensori. Mi è piaciuto molto come ha giocato oggi Raspadori, nonostante non abbia fatto gol, perché non è solo quello l'indizio per giudicare un calciatore, ma ha giocato su tutta quella fascia, ha dialogato benissimo con Simeone, con gli altri compagni, è venuto a fare raccordo d'indietro. Bene, bene, bene. Secondo me, può giocare al fianco anche di Osimhen in qualche circostanza. Ok. Bene tutti anche oggi, una partita 3-0, quindi difficile dare sotto la sufficienza a qualcuno, bene anche Meret che si è fatto trovare pronto in alcune circostanze, in alcune piccole sbavature, ma il Napoli già era sul 2-0, quindi ha fatto un po' di accademia per cercare di far scorrere il cronometro, poi è arrivato anche il terzo gol. Tutti bene ragazzi, godiamoci questo Napoli, c'è poco da dire perché sarebbero cose ripetitive che diciamo tutte le partite. Mi dà proprio la sensazione di sicurezza, cioè oggi vedo il Napoli, non ho mai avuto la sensazione che il Rangers potesse darci fastidio. Il Napoli ormai gioca completamente nella metà campo avversaria, lascia veramente le briciole agli avversari. Solo un passaggio sbagliato di Lobotka che ha innescato un contropiede, uno dei pochi passaggi sbagliati di Lobotka degli ultimi periodi, che però è stato poi smorzato da Østergaard e parato poi da Meret. Quindi veramente partita quasi in scioltezza, quasi scioltezza. Ormai non fa neanche più notizia la vittoria. Non è che non si entusiasma più di tanto, ma vedi la partita e ti rendi conto che Napoli è nettamente superiore, quindi hai poche preoccupazioni durante i 90 minuti. L'unica cosa che mi sta un po' preoccupando è un leggero calo di Lobotka fisiologico, ed ho paura che se non recupera Anguissa in tempo possiamo pagarla questa situazione, perché Ndombele anche oggi ha fatto una buona gara, però come ho detto già nella partita precedente non è ancora Anguissa. Anguissa è tutt'altra musica, lo vedo anche lui molto più propositivo in fase offensiva, un po' più distratto quando deve difendere, però diamoci ancora tempo, sicuramente deve ancora recuperare qualcosa fisicamente e mettere minuti nelle gambe. Quindi non ha giocato male, però ripeto, rispetto ad Anguissa
tutt'altra cosa, ok? E quindi se cala anche l'aborto nel rendimento, potremmo avere problemi in quel settore del campo dove dico da sempre che siamo un po' scarni, anzi prima non avevamo centrocampisti, poi finalmente con Anguissà e poi Lobotka che è adesso il primo anno praticamente non l'abbiamo avuto, quindi con questa coppia siamo ben assortiti, però nei sostituti siamo un po' scarni, ok? È l'unica zona del campo che siamo scarni, negli altri settori del campo siamo ben coperti. In tutte le zone abbiamo quattro centrali anche oggi con Østergaard che ha dato anche in rete, ha fatto un'ottima gara insieme a Kim. Abbiamo sulla sinistra Mario Rui ed Oliveira, con me si alternano senza problemi, sono due praticamente due titolari, chiunque gioca gioca bene. Un po' di qualche problemino abbiamo a destra di Lorenzo che gioca praticamente tutte, vale per lo stesso discorso di Lobotka, insomma quando mancherà di Lorenzo forse ci sarà qualche problemino. Oggi è subentrato l'ultimo 10 minuti Zanoli, che non mi è dispiaciuto, si è visto anche Zerbin, non ha di nuovo Gaetano in campo, una buona rotazione di giocatori, è stato più che altro quasi una sgambatura, ragazzi, veramente il Napoli gestisce le gare, le chiude subito, poi si è messo un po' a fare accademia per far trascorrere il tempo che restava, cioè, ha trovato questo bel gol anche Østergaard, il primo in maglia azzurra, gran bel giocatore anche questo. Appena esordì nella preparazione ci furono delle polemiche perché fece un errore su una partita amichevole e già l'avevano condannato, già l'avevano crocifisso. Østergaard invece secondo me è un ottimo difensore, è un ottimo rincalzo. In queste partite veramente si dimostra di essere solido. Oggi, ripeto, anche in rete, tutti bene. Vabbè. Godiamoci questo Napoli, ragazzi. Non capisco chi ancora ha delle perplessità. Questo inizio stagione meglio non poteva iniziare. Penso che Napoli 5 vittorie di seguito in Champions League o Coppa Campioni non l'abbia mai fatta. Quindi record su record sta battendo questo Napoli di Spalletti. Tutti bene, godiamocelo. Godiamocelo. Ok? Buonanotte.